americano, americano è buono, e l'italiano non conosce una parola, e l'uomo ricco ma non teneva più. Giusy Freccia, protagonista di Porcella Street. Giusy, com'è stato lavorare con Abel Ferrara in questo progetto? Innanzitutto sono estremamente felice perché lavorare con uno dei grandi registi statunitensi è un'emozione troppo forte, e vedere ogni suo piccolo gesto, ogni suo piccolo movimento, le sue idee completamente diverse magari dal teatro partenopeo è stato proprio un bel lavoro, e mi auguro che Napoli possa apprezzare questo lavoro di questo grande regista, perché penso che lo meritiamo noi, lo merita lui, e mi è fredda addosso, sono molto emozionata e spero che vi piaccia, venitelo a vedere perché saranno i suoi occhi che vedrete. E il tuo personaggio invece? Il mio personaggio è molto carino, la signora del quartiere sul balcone che parla in continuazione e dà fastidio a tutti quanti, è proprio il mio personaggio che mi diverte tanto. Siamo io e un'altra attrice, Mary Esposito, siamo le due dirimpettaie, ci divertiamo molto, ci ha divertito molto questo personaggio. E mi auguro che piaccia a tutti. Noi vi aspettiamo da domani sera a domenica e poi 2, 3, 4 novembre. Vi aspettiamo, non mancate. Ciao! Giorgio Pinto tra i protagonisti maschili di Porcella Street. Giorgio, parlaci un attimo del tuo personaggio. Guarda, già c'ha il nome e tutto il programma. Mariano, il bottonaio di buon cuore, è la parte sana di Porcella, perché non ci dimentichiamo mai che nei quartieri disagiati come Porcella, come Scampia, non c'è solo il male, c'è anche il bene, e su quello dobbiamo puntare. E Mariano è uno di quei padri che si è preso la responsabilità di fare il padre, di essere padre, quindi lo dice pure, non vi voglio svelare nulla, ma è la parte sana di questo quartiere, e lancia attraverso, diciamo, il suo essere padre, che poi vedrete nello spettacolo, lancia un messaggio ben preciso a quei padri che non si sono presi la responsabilità di essere padre, e quindi poi, diciamo, l'educazione del proprio figlio gli è scappata un po' di mano. Com'è stato lavorare con Abel Ferrara? Duro, molto duro, perché loro hanno un metodo ben preciso, il metodo americano, noi siamo poco abituati su questo metodo, si basa tutto sull'improvvisazione. E dall'improvvisazione che tu poi proponi un personaggio, e da quel personaggio poi si cercano delle aderenze al personaggio, del testo, e si costruisce man mano, giorno per giorno. Il vero artigianato, cioè è proprio questo, proprio i chiodini e il martello, come si dovrebbe fare il teatro. Un augurio per questo spettacolo innanzitutto a noi, alla produzione che ha permesso tutto ciò, perché è un'operazione veramente grande, ma l'augurio più importante è che questo spettacolo, al di là degli applausi, al di là di quello del lato artistico, diciamo, possa veramente lanciare un messaggio a tutti i giovani. Questa è la cosa più importante. Non a caso debuttiamo a Porcella, Porcella Street, da strada e anche da stretto. Niente, innanzitutto le cose si fanno quando si vogliono fare. Noi siamo venuti qua, che questo era quasi un garage tre anni fa. Ci avevano fatto delle promesse, sono arrivate un pochettino dopo, però sono arrivate, quindi noi dobbiamo ringraziare la Regione Campania perché ha risuscitato un teatro che il Trianon doveva diventare veramente una grande luce per questo quartiere. Lo è stato. 7 anni fa, quando sono stato direttore artistico, noi facevamo 4.000 abbonati, pensate, non avevamo dove mettere la gente. Poi la gente di Forcella è stata molto delusa. Noi dobbiamo recuperare le persone di Forcella. Questo teatro vive se vive Forcella. Questo teatro è soprattutto delle persone di Forcella, che come me non hanno avuto il diritto alla cultura. Adesso ce l'hanno pure loro, altri a noi. Perché noi vogliamo partire dai ragazzi di Forcella, vedete? Questa operazione nasce perché noi vogliamo dare luce al teatro, e attraverso il teatro vogliamo dare luce al quartiere. Mio nonno è di Sarno. Io sono cresciuto nel Bronx. Era come un altro quartiere di Napoli. Davvero lo era.
They only spoke this language and cooked this food. Parlavamo napoletano, cucinavamo la cucina napoletana, i siciliani stavano pure lì, loro. I varesi stavano dall'altra parte. There was no milanese. Non ci stavano i milanesi. Torinese, mai sentiti. Io pensavo che l'Italia si fermasse a Napoli. Anyway, two years ago, when Nino came, 2 anni fa, Nino venne da me e mi chiese di fare questo progetto. He said we're going to start next month. Disse iniziamo il mese prossimo. But I'm from here, so ma io sono lì qua, quindi io so che il mese prossimo next vuol dire in qualsiasi momento. But Nino,